Bene, allora, altra giornata di pioggia e quindi altro tutorial, chiaramente. E questa volta vediamo un emulatore per lo Sharp X68000. Adesso passatemi il termine perché non so se si dica esattamente così. E dopo, per tutto il resto, cioè io vi rimando su Wikipedia, non lo so, andate su Google, vi scrivete Sharp X68000. E lì è spiegato tutto cos'è. Perché comunque è una cosa che non ho mai, un computer che non ho mai visto e quindi non so dirvi nulla. Posso appunto dirvi che da quello che ho letto è un computer intorno agli anni 90 che aveva, sì, che andava a diciamo dischetti, a floppy di una certa dimensione e basta, non vi dico altro. E sì, che poi comunque c'erano giochi, chiaramente con uno o più floppy, basta. E la cosa bella però che ho visto emulando che cazzo hanno fatto cioè, delle conversioni incredibili da quelle da sala giochi, veramente no. Cioè sono i giochi, le conversioni dai giochi arcade sono uno spettacolo, cioè sono uguali. L'unica cosa che può cambiare un po' è forse leggermente la musica, ma a livello grafico sono veramente identici, hanno fatto un lavoro pazzesco. Allora, tutto quello che ci serve a noi per emulare questo Sharp lo troviamo su GameTronic, finché c'è GameTronic, insomma. Quindi, andiamo su Google, scriviamo GameTronic. Anzi, facciamo così, scriviamo GameTronic spazio Sharp, che facciamo prima. Comunque dopo in descrizione vi lascio l'indirizzo. E qui il primo sito che viene fuori, adesso vi faccio un attimo che prendo la lente. E GameTronic Sharp X68000. Entriamo qui così siamo già dentro la pagina dello Sharp. Allora, qui c'è la sezione, vabbè, giochi, il sito in francese, se, per chi non lo conosce, sezione emulatori, e qui l'emulatore che ci interessa, che io comunque ho utilizzato questo, e mi sono fermato a questo perché ho visto che già andava molto bene, quindi ho detto, non faccio il tutorial usando questo, insomma, non c'è bisogno di provare vari emulatori, non ho avuto la necessità, diciamo. E ci scarichiamo il primo. Non so se riesco a zoomare. Ok, questo qui. L'X-M6 Pro 68K. Vedete, la cosa che mi ha attirato è stata la data, perché è del 2016, mentre ho guardato le date degli altri emulatori, sono tutti vecchi, fermi al 2003, 2004, anche addirittura con qualcuno anche prima, quindi non mi sono fidato molto di quelli lì. Allora, clicchiamo sul primo. Si apre la descrizione. C'è anche un sito ufficiale, oltretutto. Ci dà anche un link al sito ufficiale che, per carità, potrebbe tornare utile per qualcuno se volete darci un'occhiata. È spiegato un po', sì, come funziona l'emulatore. Clicchiamo qui su Telecharger. Questo. E ci scarichiamo il file. Qui dobbiamo cliccare ulteriormente in alto su, vedete qui, sullo zip, e ci carichiamo il file. Avvia download, perfetto. Apri cartella e qui adesso io prendo il file che ho scaricato, zippato. Andiamo qui, adesso io sempre per comodità, perché vado meglio a fare il tutorial, a farvi capire certe cose, faccio una nuova cartella. La chiamo Sharp e butto dentro, la apro e butto dentro intanto l'emulatore. Possiamo anche già estrarlo volendo, quindi facciamo tasto destro, estrai qui, così lui ci estrae i file, il contenuto del file dentro questa cartella. Dovrebbe esserci solo quello, in teoria senza sottocartelle. Ok, perfetto. Possiamo anche, se vogliamo, farlo partire già da subito, anche perché questo emulatore, a differenza di altri o degli altri, non richiede un BIOS. Però già vediamo che c'è qualcosa che non quadra, perché qui, vedete queste lineette? Sembra che manchi qualche
qualcosa, perché qui dovrebbero esserci delle scritte, ma non vengono codificate così, diciamo codificate, e quindi vengono fuori delle linee. Infatti anche qui sotto ci sono ancora delle lineette qui che sono un po' sospette, e infatti adesso questo lo chiudo, tanto lui si è generato un altro file all'interno, ma voi non fateci caso. E infatti bisogna tornare su il sito di Gaintronic e scaricare un'altra cosa. Allora, BIOS abbiamo detto che non ci serve, comunque sappiate che qui trovate anche il BIOS. Quindi se per caso volete utilizzare un altro emulatore, provare gli altri, magari questo vi fa schifo, volete provare un altro che vi sembra più semplice o che emuli meglio, vi scaricate il BIOS da lì e in teoria siete a posto. Però qui c'è scritto sotto, diciamo, la sezione utility, c'è proprio un file apposta da scaricare per questo emulatore, per l'XM6 Pro 68K. Quindi noi ci scarichiamo questo file qui, che è un file zippato, clicchiamo qui sopra, sempre in corrispondenza del nome, .zip. Io vi dico un po' tutti i passaggi, anche per così chi non sa farlo, insomma, dovrebbe riuscire. Prendo il file che ho appena scaricato, questo package, lo taglio, e lo butto dentro la cartella dove ho estratto l'emulatore e incollo. Adesso qui un secondo. Ok, un secondo che controllo se che non ci siano sottocartelle. Infatti c'è una sottocartella, vabbè, comunque a questo punto non cambia niente. Quindi ci posizioniamo sopra il file ultimo qui che abbiamo scaricato. Vedete XM6 Pro 68KDLL package. Tasto destro, possiamo anche fare estrai qui. Comunque lui ha una sottocartella sua. Si è creato la sottocartella con lo stesso nome. Entriamo dentro. Qui trovo una serie di file. Questi li prendo e li taglio, se vogliamo, o li copio, volete voi, tanto non cambia nulla, all'interno della directory qui dell'emulatore. Ok. Adesso se io faccio partire l'emulatore, in teoria, se va tutto bene, dovrei anche riuscire a leggere le scritte. Vediamo cosa succede. Esatto, infatti abbiamo le scritte, come vedete, in giapponese. Qui sotto c'erano altre lineette, invece adesso c'è uno 0 e un numero 1. Ok. Quindi fin qua ci siamo. E diciamo che adesso l'emulatore in sé funziona. Io non ho avuto bisogno di fare nessun settaggio particolare perché la tastiera già funziona di suo. Il joypad che ho, sempre il solito, io ve lo mostro ogni volta, perché tanto dopo me lo chiedete, questo qui, viene già riconosciuto. L'unica cosa che ho fatto, l'audio, sì, l'audio già si sente bene, proprio l'unica cosa che ho fatto è stato forse su, vediamo perché adesso, ecco qui, per il discorso dello schermo intero e vederlo meglio be o bene, comunque, sotto alla voce view, vedete c'è stretch with aspect ratio. Io ho tolto questo view e ho ottenuto full screen stretch e anche full screen rescale. Infatti, se vedete, view, le ho tutte e due. Così dopo, andando in full screen, ho un rapporto giusto, ho notato questo, eh. Dopo qui fate vedere prove voi. Io vi dico sempre, provate, vedete, magari le impostazioni di base dell'emulatore per il vostro computer non vanno bene, avete bisogno di settare qualcos'altro, anche perché questo è un emulatore abbastanza importante, cioè è vasto, c'è tanta roba. Quindi abbiamo file, floppy, drive 0, floppy drive 1, quindi abbiamo diciamo due slot per inserire il disco. E però altre cose io non sto neanche qua a dirvi perché dovete provarle voi. Qua potete cambiare dei settaggi di colore, varie cose. Ad esempio, sotto tools abbiamo options, ecco, forse qui se proprio volete possiamo anche andare a modificare la velocità, il megahertz e tutto quanto, insomma. La RAM, però io vi dico, per giocare non dovete toccare nulla.
suono è già alla frequenza, diciamo, di default proprio del computer e si sente benissimo. Comunque io ho provato ad alzarla anche, ma o abbassarla, ma comunque non cambia niente. L'output device qui, vabbè, io tenendo driver audio principale, lui comunque già mi riconosce le casse audio. Se qua magari non sentite, potreste aver bisogno di selezionare una periferica audio diversa. Vabbè, volume, ma qui keyboard, la tastiera, ma vi dico, è già settata, insomma, non dovete. Forse su, ecco, joystick, se proprio proprio. Vedete qui io ho device A. USB, due assi, otto bottoni, che sarebbe quel joypad mio. Quindi viene già riconosciuto. Possiamo fargli un setup se vogliamo e qui impostare dei bottoni diversi. Ma adesso qua sono impostati otto bottoni. Nel mio ne funzionano due praticamente. Non so se effettivamente andavano solo due bottoni o altro, però anche qui provate voi. Non sono cose che dovete un po' studiarvi perché, come vedete, l'emulatore apparecchio qui annullo perché tanto non ho fatto nessuna modifica. Dicevo, un emulatore parecchio ampio, quindi c'è tanta roba, ma comunque adesso non preoccupiamoci, lo chiudiamo un attimo. Ecco, quindi l'unica cosa che ho settato è stata quella là per il full screen. Ok, adesso dobbiamo scaricare qualche gioco, ma io l'ho già scaricati, ma comunque tranquilli che i giochi li trovate tutti quanti su Gametronic, sempre, quindi andate su, vedete, andate alla sezione giochi, adesso io clicco qui su lista, o avete l'ordine alfabetico se sapete già il gioco, oppure avete listing complete, e qui avete tutti i giochi, insomma, tutti quanti, ma provo a essere, non so se siano tutti comunque. E vi dico le conversioni, cioè i giochi arcade sono fatti benissimo. Adesso ve ne mostro tre, tanto tre di famosi, così avete anche un riferimento visivo. E basta, direi che qui il sito Gametronic possiamo anche chiuderlo, perché comunque i giochi, il solito discorso, non vi faccio vedere che scarico qua, non si sa mai. Non è che me ne freghi tanti qualcosa, più che altro è per il discorso del canale. Mi dispiacerebbe che mi rompessero i coglioni con diritti, cose varie, vabbè. Mi sono fatto una cartellina ROMs Sharp, sì, ok. Vabbè, adesso questa qui la prendo, la butto qui dentro. Perfetto. ROMs, qui potete fare la cartella come volete, potete chiamarla giochi, dischi, ROMs, come cazzo volete, tanto non cambia nulla perché comunque gli andremo a dare il percorso di dove troviamo i giochi. Ok, e allora niente, adesso faccio partire di nuovo l'emulatore xm6.exe e via. Ok, allora per caricare un gioco praticamente dobbiamo andare su, vedete qui, floppy drive 0 open. Qui adesso andiamo dentro la cartella dove abbiamo appunto i giochi, quindi nel mio caso è ROMs, entro dentro, ma sono già quasi linkato. Anzi, mi sono dimenticato di una cosa. In teoria non funzionano i giochi zippati. Fatemi fare un tentativo perché non l'ho neanche provata questa cosa. Proviamo con Bubble Bubble, vediamo se va. Magari va, eh. Ok, sembra che funzioni. Perfetto. Meglio così. Adesso, schermo intero, vabbè, possiamo fare alt invio. Allora, qui sotto vedete che c'è la, diciamo, questo striscia rossa che sarebbe come un LED rosso in realtà, quindi vuol dire che sta leggendo il disco. Qui a destra abbiamo l'indicatore di power che vuol dire che è acceso. Aspettiamo un attimo che sta caricando e lui va. Adesso qui premo la barra spaziatrice della tastiera. Qui adesso prendo il joypad perché comunque vedete joypad funziona, a me funzionano due tasti, vabbè, comunque qui l'ho detto, e potete andare a provare a impostare qualcosa di diverso. Comunque, siccome che è una conversione da gioco arcade, possiamo appunto scegliere uno o due giocatori. Configurazione, abbiamo qualcosa, sì,
Power Up, non so cosa sia, ma comunque si può cambiare anche Original Game, insomma, si può cambiare qualcosa, ma poco ce ne frega. E adesso premiamo su uno player e via. Fate caso alla musica, fate caso al gioco, perché è fatto veramente, cioè, è pari pari a quello arcade. Effetti sonori e tutto quanto. Vedete? Proprio fatto. Peccato che questo computer non. Alla fine io non so se in Italia l'abbia mai avuto qualcuno, nel senso io non l'ho mai visto. Qualcuno di voi ce l'aveva, bene, me lo dica, ma peccato che insomma non ha avuto il suo successo perché aveva i giochi arcade che sono, vedete, sono proprio delle conversioni. Non posso dire perfette, ma quasi perfette. Andiamo al terzo livello, dopo cambiamo il gioco. Ok. Comunque, per uscire dal gioco, praticamente adesso non abbiamo inserito il disco di Bubble Bubble in realtà. Quindi dobbiamo, allora, o facciamolo, se noi premiamo Esc ci mette in pausa perché noi chiaro stiamo usando la tastiera, è come se stessimo usando la tastiera dello Sharp. Quindi possiamo fare per esempio Alt invio, adesso ve la dico così. Andiamo su floppy e qui gli diamo Eject. Intanto potreste premere anche Alt più E come tasto rapido, ma adesso ve lo faccio così. Qui premiamo, vedete, Eject. In modo che comunque noi abbiamo tolto il disco all'interno. E dopo qui possiamo fare File, Reset. E lui si resetta. E ci porta alla situazione 0, diciamo, no? Quindi il computer acceso, senza disco. Ed è in attesa. Quindi adesso carichiamo un altro disco, quindi facciamo di nuovo floppy drive. Carichiamo un altro disco, nel senso carichiamo un altro gioco. Open. Adesso buttiamo su Bomberman. E apri. Questo qui ho visto è proprio identico alla versione che c'era per Amiga, ma è fatto da Dio proprio. Alt invio. Poi ma questo Bomberman mi piace tantissimo. La versione che preferisco è proprio questa. Quindi sotto lì è rosso perché vuol dire che sta caricando. Eccolo qua. Questo era come era sull'Amiga. Anche qui, vabbè, game start. Ok, sto sempre usando il joypad. Qui c'è anche la presentazione. Comunque andiamo avanti. Eccolo qua. Adesso vedo che per esempio non è fluidissimo, però magari ci potrebbe essere qualche impostazione da andare a cambiare, ma in realtà cioè, non riesco neanche a colpire. Per giocare si gioca, non c'è nessun problema. Ok. Là. C'è la porta. Ah no, giusto, devo andare in cerca della porta. Eccola. Perfetto. Ok, allora adesso vabbè, alto invio. Floppy drive, gli dico esci. Eject, cioè. Fai il reset. E lui
Si resetta tutto quanto, è come se facciamo uno spegnimento e un'accensione. Dopo, adesso vediamo un altro gioco così vediamo meglio le potenzialità, nel senso che proviamo Street Fighter 2, così è anche un gioco multidisco e così vediamo un attimo come gestire il multidisco, ma in realtà è una stupidaggine. Adesso sono numerati 0, 1, 2, non sono tutti, ma non me ne frega niente perché comunque mi interessa solo far partire il gioco. Allora, comincio, disco 0, gli do apri, su, sempre sul floppy drive 0. Lui comincia a caricare. Adesso qui mi chiede delle cose, in realtà io non so cosa mi chieda di preciso, però ho visto che premendo il tasto corretto lui dopo va avanti, carica e fa quello che deve fare. Ok, quindi qui mi, vedete, mi chiede A, R o I? È una domanda, adesso non so cosa si riferisca esattamente. Io ho provato A, non va bene, R non va bene. Premendo I, lui carica il disco e mi va avanti. Quindi io gli do I sulla tastiera, proprio premo I e lui va avanti. E infatti mi chiede, vedete qui, disc 1. E infatti qui sotto mi lampeggia il drive, il floppy drive 1. Quindi vuol dire che devo inserire il disco 1 nel floppy drive 1 in questo caso. Quindi premo sul floppy drive 1, gli dico open, seleziono il disco 1, gli do apri. Rosso vuol dire che sta leggendo e lui parte. Adesso è passato di nuovo allo 0, sta leggendo il disco 0, ma perché è così lui? Vediamo se. Ok. Sta andando. Vedete? Guardate, è proprio. Ah, micro lag, ma penso che. Vabbè, ma lì potrebbe essere qualche impostazione da settare al meglio, ma sinceramente non. È uguale, vediamo se c'è anche un demo. Gioca da solo oppure no? Forse sì. Beh, ci vediamo un attimo il demo così. Tanto. Ok, set disk 2, adesso il gioco mi chiede di inserire il disco 2, quindi vabbè, adesso io lo metto piccolo per comodità, e mi lampeggia il drive 0, quindi sul drive 0 devo mettere il disco 2, eccolo qui, e lui mi carica, rosso e carica. Adesso è passato all'1, cioè al primo, adesso è il disco 1. Beh, si legge. Eccolo qua. Cioè, praticamente è al pavimento che va un po' per i cazzi suoi. Comunque è fatto, sono un po' dietro forse. È fatto da Dio, cioè è uguale a quello della sala giochi. Forse qualcosa sullo sfondo ogni tanto lagga. Comunque, dai, adesso non sto qua a giocare, a provarlo, che tanto ci siamo capiti. Quindi ecco, adesso questo non è il migliore emulatore che ci sia. Diciamo che funziona bene, quindi vi ho fatto il tutorial con questo emulatore. Sì, comunque, dai, allora. Cioè, guardate che roba, è identico praticamente. E allora, niente, questo qua è l'emulatore. Vi ripeto, non sarà il migliore, cioè dovete provare gli altri, vedere come girano se volete, però insomma, già questo funziona bene. L'unico settaggio che ho fatto è stato appunto quello del full screen là, che ho tolto quella voce sul full screen stretch, una roba del genere, se no mi deformava l'immagine in schermo intero.
E basta, BIOS non ne servono per questo emulatore. Su Gamtronic trovate tutto il necessario, giochi, se volete ci sono anche i BIOS per gli altri emulatori. E basta. Quindi se avete dubbi, problemi, incertezze, scrivetemi nei commenti. E se vi piace il video mettete un like, se vi piacciono i video che faccio iscrivetevi al canale. E con questo vi saluto e ci vediamo in un prossimo video o comunque in una prossima live. Ciao a tutti!